Anna Grigento, alla redazione dell'Amico del Popolo, presentate alla stampa due iniziative, i cantieri Carità ed un forum su Mediterraneo e integrazione. Dario Piparo. La penisola del Sinai. Cantieri di Carità, questo è il centro tematico, oltre che la didascalia, dell'edizione 2013 di Cariting, partecipato dalla Caritas e dalla Fondazione Mondo Altro. Il sunto riguarda una serie di incontri mirati al dibattito. Si comincia la mattina del 14 novembre al CUPA di Agrigento, si prosegue alle 16 al seminario arcivescovile, con un meeting incentrato su Medio Oriente e Sinai, con tanto di testimonianze dirette provenienti dall'area giordana. All'interno di questo progetto Cariting si individua una intersezione con quella che è l'attività didattica e disciplinare anche per gli studenti dei servizi sociali ad Agrigento. Sì, infatti durante anche appunto la conferenza abbiamo parlato del discorso che è importante da una collaborazione attiva con la Caritas, proprio perché il nostro corso di laurea, il corso di laurea in servizio sociale, si occupa proprio di accogliere e di creare dei progetti individuali su quella che è l'accoglienza di varie tipologie di utenze. In questo caso, quando parliamo della tematica dell'immigrazione, è un discorso molto quotidiano nella nostra realtà anche agrigentina, ed è stata proprio un'idea molto accolta dal nostro corso di laurea, perché ci rendiamo conto che anche i nostri studenti hanno la necessità di comprendere proprio dal vivo che cosa vuol dire occuparsi di immigrazione, di tutti gli aspetti che concernono l'inserimento di un soggetto che è diverso da noi, diverso in maniera non di entità, ma quanto appunto diverso perché è portatore di una nuova cultura, e quindi l'integrazione è una cosa fondamentale. Un'analisi di quelli che possono essere le risposte innovative ai problemi del nostro territorio, quindi alla grave emarginazione presente sul nostro territorio, sia vissuta dai cittadini migranti che transitano nella nostra diocesi, sia vissuta dai tanti italiani che a causa della crisi oggi soffrono di più nel portare avanti la loro vita. Prima della chiusura del 15 pomeriggio nella chiesa San Gregorio, alle 9.30 si tornerà al CUPA con l'esposizione di un nuovo sistema d'accoglienza che continua a consolidarsi. Ascoltiamo. Interessante anche il concetto dell'accoglienza da un punto di vista quantitativo fino ad oggi, mentre ci si vuole incentrare sui piccoli numeri e sulla qualità più che altro dell'introduzione all'interno della nuova società. Sì, Caritas sta ragionando su un nuovo sistema di accoglienza che fa proprio quella metodologia che è stata sviluppata all'interno di vari paesi europei, ma in modo particolare dagli uffici predisposti della Commissione europea, che si chiama Housing First. È un nuovo modo di concepire l'accoglienza, focalizzata su un'accoglienza dei piccoli numeri, quindi non più tante persone in uno stanzone, ma poche persone in mini appartamenti, focalizzando anche l'attenzione in quella che è la ricostruzione, l'accompagnamento di queste persone per la fuoriuscita dalla situazione di bisogno, proprio perché Caritas non è Fondazione Mondo Altro, non sono solo intervenire nelle situazioni di bisogno, ma il nostro obiettivo rimane sempre quello di far uscire fuori le persone dalla loro situazione di necessità.